Nel film Il mondo di mezzo di Massimo Scaglione io interpreto un personaggio piuttosto scomodo, il capo di gabinetto. Seduto di mezzo. Senti un po', ma quanto mi costa sto circo? Sto circo quanto ti costa? Diciamo tre appartamenti, un locale commerciale per me. E poi i soliti spicci che noi diamo agli affamati, che sfamiamo Sì. perché ci fanno comodo. E quindi? Allora, quindi fate due conti, Tommaso, dai, quindi che sarà? Sarà uno. Uno che? Un milione? Ma che siete pazzi? Beh, io ho dovuto interpretare questo personaggio che si esprimeva con un corretto italiano in maniera ufficiale davanti alle telecamere. Scusi, ma che ripresa è questa qui? È per l'ufficio immagini del comune, roba vostra. E poi invece un figlio della mignotta che qua non stava da solo, gli dava dentro per umano. Sei tu, Lucio? Sì, sono io, sì. Sto qui al cantiere. Dimmi una cosa, che devo fare io per rimandare indietro il tuo esercito? Ah. Comunità con gli impegni con chi mi ha finanziato la campagna elettorale. Ah, va bene, sì, avrai un gruppo di rom per l'emergenza abitativa, certo. Parola? Sì, ma non c'era bisogno di arrivare a tutto questo. Invece, come vedi, sì. Va bene, d'accordo, ti saluto. Vaffanculo, va. Il 4 maggio, al cinema, film di Massimo Scaglione, Il mondo di mezzo. Venite a vedere questi sozzi del Campidoglio che si mettono la giacca e la cravatta e dentro c'è la merda. Venite a vedere come arraffavano, come acchiappavano. Lo circo quanto ti costa? Due appartamenti e 2,50. E poi i soliti spicci agli affamati. È la teoria del mondo di mezzo, compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto. E noi stiamo in mezzo. Il mondo di mezzo, un film di Massimo Scaglione, da maggio al cinema.